Oh Luca, che bello rivederti finalmente. Dopo anni e anni. Mi sei saltato una settimana. Lo so, lavoro purtroppo fa questi scherzi, lui, mio caro. Tutto bene, hai ritrovato il posto caldo? Ho trovato il posto caldissimo anche perché so che con te ti ha fatto compagnia un grande amico. Ah, con te si scalda. No, sì, è stato molto, molto piacevole, Renato. Ma aspetta, questa è l'intro. Non andiamo in onda. No. Ah, ciao. Dagli studi di Radio Roma Futura Dario e Luca presentano Radio Perbacco. Dagli studi di Radio Roma Futura, Dario Pepe e Luca Giovannucci presentano Radio Perbacco. Parleremo di vino, birra, distillati e di quello che ci pare. Ogni anno più o meno il 2% del whisky evapora, svanisce nell'aria. È chiamata la parte degli angeli. Chi ha un naso sensibile? Io, il super naso. No, anch'io. Wow. Una degustazione al buio. Fruttato? Prova a indovinare. Potrebbe essere un Kraganmore. Allora, noi mandiamo in onda questa sigla, ma io non so cosa sia il Krakanov. Il Krakanov è un, se non mi sbaglio, è un distillato, è un rum. Un rum. Dobbiamo chiedere a Leonardo Pinto allora. Quello sicuramente. Non oso chiedere, non oso dire troppe cose. Vino, bisogna bere solo un bicchierino, pranzo e cena senza strafare, non mi posso più ubriacare, con il mio fiaschetto dove ti metto, ti nascondo anche su te. Lo so io dove lo nascondo il fiaschetto. Lasciamo stare, va. Puntata numero 17. Eccoci qui, siamo pronti, ragazzi, pronti. Pronti anche perché oggi sarà un pochino più corta la trasmissione perché ci sta un appuntamento subito dopo di noi che, ahimè, dobbiamo andare in Spagna. Andiamo in Spagna. Alle andiamo in Spagna oggi. 20:45 abbiamo appuntamento in Spagna dove faremo un salto insieme ad altri 22 atleti, diciamo così. Esatto. Noi ci divertiremo. Cosa ci andremo a fare io e te? Perché niente. Come atleti, ovviamente niente. Il nostro sport è ben altro. Però ci divertiremo insieme a loro e pertanto dobbiamo chiudere un po' prima la trasmissione, ricca di cose come sempre. Beh, direi che possiamo iniziare. Che dici, Dario? Iniziamo a sprombattuta. Abbiamo i nostri soliti ovviamente. Non è sminuente, quattro ospiti. Tutti di livello, altrimenti non ci chiameremmo Radio Perbacco. Ovviamente. Ridò il benvenuto a Luca che trova il suo naturale posto, fortunatamente, non perché sia andata male, ma Luca è tutto un altro paio di maniche, se vogliamo dirlo. Sono il doppio di quello. Esatto, come testa ovviamente, sì, anche come panza. Come preparazione. Ma però com'è andata la Pasqua? La Santa Pasqua è molto bella. Hai bevuto? Non ho frequentato i posti che pensavo di frequentare perché Renato ha fatto una bellissima disamina sul fatto che uno dei primi vini naturali è quello della Chiesa, perché nel codice nel codice ecclesiastico, eucaristico. Ci sfugge l'aggettivo, viene descritto come deve essere il vino che viene servito durante la messa. Quindi non ho avuto il piacere di bere quel tipo di vino perché sono ambienti che tu frequenti, esatto. Ma che in quel momento non era il caso andare là e chiedere una boccia di vino. Invece quando frequentavo la chiedevo perché mi vergognavo di meno. No, ho bevuto bene come al solito, le bottiglie migliori sono quelle che si bevono in con compagnia, gli amici, ovviamente. Non farei aspettare Luca ancora oltre i nostri amici. veloce, non ti preoccupare. Quindi a questo punto ci mandiamo in onda una canzoncina e poi parliamo di una nuova webserie. Una web serie che si chiama In Vino Veritas e andiamo a sentire direttamente con chi l'ha concepita, realizzata e credo anche diretta. Get on without my guide.
con la radio brilla. La radio brilla. Brilla sì la radio. Radio Opperbacco, siamo di nuovo in onda. Eccoci, eccoci qua. E ringraziamo la cantante preferita, purtroppo non c'è più, di Radio Opperbacco, certo. Amy Winehouse. Sì. Beh, sì. Ogni tanto me la ripeto perché mi diverte, mi dispiace che sia andata, poverina, però mi diverte sempre. Oggi abbiamo Luca, come sì, faccio finta che tu non lo sappia. Oggi abbiamo due bellissimi ospiti, dove entrambi hanno sposato, no, separatamente, okay, insieme, ma uno dopo l'altro. Entrambi hanno sposato l'idea di unire il vino al cinema. Wow! Uno da una porta un pochino più innovativa, chiamiamola così. Bene. E abbiamo al telefono. Perfetto. E l'altro, scopriremo quale altra è la modalità, talmente innovativa che in realtà quello che ha preparato il regista che abbiamo al telefono non è neanche visionabile, quindi siamo all'anteprima del trailer praticamente. Ehi, ha rilasciato il trailer pochi giorni fa, se non oggi. Adesso mi stupisco di come fai a scoprire queste cose. No. Io lo so da cosa dipende. Ecco, qualcuno infatti, lasciamolo stare. 23, ma a Roma non è il caso di ribadirlo. Pare brutto. Abbiamo il piacere di avere al telefono con noi l'accennavo prima, il regista, penso anche lo sceneggiatore. Adesso ce lo dirà lui. E forse anche l'interprete della prossima webserie che andrà anche a una serie di festival, chiamata In Vino Veritas. Buonasera Michele Pinto. Ciao Michele. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Buonasera, grazie di stare con noi. Tutto bene? Sì, tutto bene. Ah, passato bene questa Pasqua? Tranquillo, sereno? Sì, al lavoro perché insomma i tempi stringono e contiamo di avere la premiere della nostra webserie proprio nella giornata nazionale di Cantine Aperte, no? La oh, grande cosa. Che ricordiamo essere l'ultima domenica di maggio. Esattamente, che quest'anno cadrà il 27 e quindi diciamo entro il 27 maggio deve essere pronto tutto quanto, siccome ci sono ancora delle rifiniture da fare a tutto il nostro lavoro, ecco, anche la Pasqua e la Pasquetta le ho trascorse davanti al computer. Quindi abbiamo sbagliato a chiamarti un mese e mezzo prima, allora vogliamo risentirci? No, ci possiamo anche risentire. volentieri. Allora, raccontaci un po' un attimo questo tuo progetto, dai. Sì, allora, io sono molto attivo nell'ambito innanzitutto della didattica dell'immagine, perché nonostante io sia laureato in giurisprudenza, comunque con una tesi in censura cinematografica e libertà d'espressione, però mi occupo da circa 20 anni di insegnare appunto il linguaggio filmico e all'interno di questo mio percorso molto personale mi sono imbattuto spesso nello strumento web seriale, che adesso è quello molto molto in voga, soprattutto presso i giovani e soprattutto con l'avvento del web 2.0, soprattutto con YouTube. Questa è la mia quarta web serie e io lavoro molto spesso cercando di valorizzare il mio territorio, che è appunto la Puglia. Grande e nella territorio. Questa volta vorrei appunto attingere a una ricchezza incredibile della mia regione, che è appunto l'uva e il vino. Io in particolare collaboro con una cantina, mi occupo di tutti i social media di questa cantina, la cantina di Uvo di Puglia, la mitica cantina Grifo di Uvo di Puglia, che ha sposato questo mio progetto, ovvero al di là di un video classicamente istituzionale, abbiamo deciso di raccontare tutto il ciclo della produzione del vino, quindi la vendemmia, il conferimento, l'imbottigliamento, attraverso però una webserie in 4 puntate che appunto hanno qualcosa di fiction, hanno una storia all'interno che affascina, anche perché il protagonista è un bambino di 6 anni che insomma si avvicina a questo frutto particolare e quindi in questa maniera racconteremo in maniera molto molto particolare tutta quella che è la vendemmia e il vino, soprattutto facendo accostare a questa realtà chi non è del settore. Ok. Questo è un po', ecco, la ricetta segreta di questo nostro progetto. Beh, è una cosa molto, molto bella, molto interessante, dai. Continuo a lamentarmi del fatto di stare in anticipo di un mese e mezzo, perché da come l'hai raccontata sarà, o me la mandi e io ti prometto di non divulgarla, Michele. Dove si può vedere? Sì, ecco, sì. Dove si può apprezzare, allora, il tuo lavoro? Per il momento niente. Abbiamo caricato soltanto il trailer sul nostro canale YouTube, appunto Morpheus Ego, che è la mia casa di produzione. Quindi basta cercare In Vino Veritas su YouTube o comunque dalle nostre pagine social, dalla pagina social di Michele Pinto, sia Facebook che Instagram, o comunque la pagina Morpheus Ego,
e lì lo trovate. Tra l'altro stanno uscendo un sacco di articoli proprio in questi giorni, gli articoli di giornale. E a breve, siccome ci sono dei festival in scadenza, troverete anche le puntate. Ecco, io posso linkarvele in maniera alquanto privata, perché prima, ecco, della giornata nazionale di cantine aperte non lo renderemo pubblico il lavoro, anche perché molti festival non vogliono, certo, che il lavoro sia pubblicato prima della partecipazione. Però vi posso mandare un link, così potete già farvi un'idea. Devo dire che è molto molto, qualcuno l'ha definito anche sensuale. Io ho voluto scrivere questa cosa a quattro mani con il mio sceneggiatore storico, che è Raffaele Tedeschi, nonché il cantante della band Municipale Balcanica. Uh-huh. E da anni ci occupiamo appunto di valorizzare proprio il nostro territorio. Nella fattispecie, in questo lavoro, abbiamo deciso di trattare l'argomento vino, però da molteplici punti di vista. Quindi non solo quello prettamente storico, ma innanzitutto quello economico, quello sociale e, perché no, anche l'argomento religioso. Quindi è davvero molto eclettico come lavoro, gli affascinerà Michele, molte fasce d'età. Perdonami, ma tutto questo in quattro sole puntate di una webserie, immagino infatti... che ogni puntata non sia lunghissima. No, ogni puntata è sui 10-12 minuti. Quindi complimenti, perciò... un concentrato di temi, di generi e di contenuti. Sì, però noi lavoriamo così, ormai siamo addestrati a questo, soprattutto perché i tempi dei social ci hanno anche, ahimè, addestrati a questo, e quindi insomma penso che alla fine sarà un lavoro molto molto stimolante, che indurrà anche a una certa riflessione, perché noi ci poniamo sempre l'obiettivo anche di porre l'uomo in relazione all'ambiente che occupa, al territorio innanzitutto, ma al pianeta stesso. Certo. E quindi c'è anche una bella riflessione ecologica alla base di questo lavoro, e poi avrete modo insomma di visionarlo. È uno dei temi che porta avanti anche Radio Perbacco, l'impronta ecologica che lasciamo su questo pianeta. Proprio mercoledì scorso, come tante altre puntate di Radio Perbacco, ne abbiamo parlato, quindi condividiamo ovviamente questo tipo di approccio. Da consumatore del vino, quindi bisogna anche, non è che tu consumi e basta, bisogna anche essere intelligenti e accorti. No, anche perché su web si trovano anche notizie abbastanza sconcertanti, ci sono vari produttori e vari signori che dicono di essere parecchio esperti, che parlano già che se non lavoriamo nel 2030 l'89% della superficie vitata italiana sarà soggetta a siccità, e addirittura nel 2100 non ci sarà più vino. E noi facciamo una buona scorta prima, o beviamolo prima, in modo che così non c'è.